Gianni Colacione per Libre TV, oggi 31 gennaio 2016, nell'assemblea organizzata dal Cantiere, un vero e proprio convegno sul futuro dell'Europa. Parliamo con Marco D'Agostini, che ha appena fatto il suo intervento, un intervento interessante perché insomma è attualità di questi giorni, tutta quanta una tematica ovviamente sull'Europa, riguardante Schengen, gli accordi di Schengen, che sono una cosa un po' magari da approfondire da un punto di vista informativo, perché poi se ne parla molto, però magari se ne sa un po' meno di cosa riguardano nel merito. Ecco, ne parliamo con Marco D'Agostini, che appunto ha appena intervenuto a questa assemblea organizzata dal Cantiere, questo piccolo convegno, Cantiere, che è un'associazione di cultura politica. L'intervento mi sono soffermato proprio per far conoscere Schengen, sulla città di Schengen. Siamo partiti da dal nome dell'accordo. Non tutti sanno che il nome viene da una piccola città del Lussemburgo, che si trova al confine tra Lussemburgo, sulla Germania, e la Francia, sulla Mosella. E eliminare Schengen, i controlli, cioè la semplificazione dei controlli delle frontiere, potrebbe significare per i cittadini di questa città di Schengen un domani uscire da casa per andare a fare spese e dover esibire il passaporto a pochi metri dall'abitazione. E ho fatto questo esempio per dire come sia importante, entrato nella vita di tutti noi, gli accordi che chiamiamo semplicemente Schengen, ma che in realtà sono una serie di atti che, nati peraltro tecnicamente fuori dal diritto della Comunità Europea allora e poi dell'Unione Europea, ricordiamo che risalgono 85 i primi accordi, sono diventati invece una parte pregnante della vita dell'Unione Europea, perché hanno consentito di eliminare, semplificare prima e poi di fatto eliminare i controlli interni. Però a mio avviso un limite dei mezzi di informazione spesso è quello di soffermarsi solo su questo aspetto della limitazione degli accordi, dei controlli interni, mentre invece Schengen si basa su due pilastri: da un lato sì, la semplificazione degli accordi, ma in vista di un rafforzamento della cooperazione tra le polizie, lo scambio di dati, un rafforzamento in pratica dei controlli alle frontiere esterne, creare delle frontiere esterne per poter semplificare, eliminare le frontiere interne. E rafforzare le frontiere esterne vuol dire anche una più efficace collaborazione tra le polizie. Proprio per evitare questa crisi di Schengen è stata presentata in questi ultimi mesi una proposta della Commissione Europea volta alla creazione di una guardia di frontiera e una guardia costiera europea. Ecco, questi sono a mio avviso i temi su cui ci si dovrebbe confrontare in termini più realistici. Al contrario, ho fatto anche questo esempio, lo smantellamento di Schengen potrebbe significare un isolamento dell'Italia o della Grecia, la creazione di una cortina sanitaria intorno all'Italia o intorno alla Grecia da parte di Francia, Austria e altri paesi confinanti, per impedire che eventuali sbarchi di profughi, di flussi migratori non possano poi disperdersi, diramarsi, dislocarsi in altri paesi. Diciamo che è abbastanza emblematico che le riflessioni sull'Europa a partire dagli accordi di Schengen siano in qualche modo aumentate di spessore, di frequenza anche all'interno delle forze politiche, in concomitanza appunto di questa ondata migratoria che pare appunto non si riesca a metabolizzare in Europa. Quindi diciamo un po' un discorso emergenziale, ecco, una necessità di parlarne e poi non tanto di migliorare appunto e magari forse anche di attuare questi accordi, perché in parte forse non sono neanche completamente attuati, soprattutto quando si parla di collaborazioni, ma purtroppo vediamo che si parla appunto di alcuni che vogliono addirittura sospenderli. Ecco, oggi un ritorno al pre-Schengen, secondo te che tipo di scenario aprirebbe in Europa? Beh, a mio avviso sarebbe un segnale di grave crisi, speriamo ovviamente che l'Europa sopravviva, perché l'Europa è fatta la storia dell'Europa è fatta di alti e bassi, quindi magari
e un momento di crisi può essere la prima tappa per una ripartenza forte. Però non dimentichiamo che il ripristino di controlli più severi alle frontiere interne tra Stato e Stato significherebbe, come negli Stati Uniti, a fronte di una crisi della California, una chiusura dei confini dell'Oregon, dell'Arizona e di altri stati confinanti, isolando la California rispetto al resto degli Stati Uniti. Noi non abbiamo in Europa ovviamente degli Stati Uniti d'Europa, però abbiamo un grosso livello di integrazione, un ripristino dei controlli alle frontiere rischierebbe di trascinarsi dietro anche un'ulteriore crisi economica, perché potrebbe prima o poi mettere a rischio anche un altro passo, uno dei primi passi fatti in Europa dell'eliminazione delle dogane, e la crisi, il ripristino delle dogane potrebbe mettere in crisi il mercato unico, e la crisi del mercato unico potrebbe trascinarsi anche l'euro. Anche l'euro, esattamente. Paolo, lì insomma è il traguardo importante, anzi forse diciamo il punto di partenza con cui poi dopo si pensava che da lì appunto si avesse inizio un sentiero di integrazione, che poi un pochino è rimasto invece un po' un punto di partenza, in qualche modo il miglioramento verso un'effettiva integrazione, che poi vorrebbe dire in pratica la cessazione delle autonomie nazionali, delle sovranità nazionali, e che forse in Europa ancora oggi è veramente un'utopia. Il problema però è che da un lato riteniamo un'utopia la cessazione delle sovranità nazionali, e dall'altro abbiamo acconsentito con accordi poco discussi, diciamo, in ambito dei mass media, dei parlamenti, della società civile, come Fiscal Compact, per cui nel Trattato di Lisbona, che cui si è arrivati dopo anni di discussioni, ricordiamoci, ci sono stati referendum dopo il Trattato di Roma, e quindi un'ampia discussione in Europa che è durata diversi anni, non abbiamo riconosciuto la capacità all'Europa di fare una vera e propria politica economica comune. Poi però con il Fiscal Compact abbiamo messo dei vincoli che sono molto più forti di quelli che avremmo avuto una politica comune. Quindi io ho descritto l'euro come una bella addormentata. Il 7 febbraio del 91 abbiamo creato l'euro, ma poi non siamo andati avanti per creare anche una politica economica. Esattamente. Beh, in chiusura diciamo che una piccola riflessione si può fare sulla portata veramente innovativa e rivoluzionaria, oserei dire, di Spinelli e Colorni, che a Ventotene in qualche modo pensarono quella cosa, insomma, all'uscita poi appunto di un conflitto bellico che era stato un pochino il trionfo in negativo proprio delle sovranità nazionali. Loro pensarono appunto a questo superamento ed era veramente una cosa rivoluzionaria all'epoca. Voglio dire una cosa che forse anche questa è poco ripresa, è che Spinelli non ha solo il merito del manifesto di Ventotene, ma ha dato un po' il contributo, perché è stato molto attivo anche dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, è stato componente, membro del Parlamento Europeo e Presidente della Commissione Affari Istituzionali. Poi prese anche il nome degli affari, Commissione Affari Costituzionali. Ora, un aspetto poco noto è che come deputato europeo, e insieme ad altri importanti all'epoca deputati europei di vari paesi, colse un aspetto che oggi andrebbe rilanciato, cioè la necessità di fondare l'Unione Europea su un accordo di tipo costituzionale. Elaborò proprio quello che oggi potrebbe essere nel 1984, quindi non nella Seconda Guerra Mondiale, molto più vicino a noi, un testo costituzionale, cioè un testo che significa agli europei di appartenere al comune destino e leggibile soprattutto, non come le centinaia di pagine di quell'elenco telefonico del Trattato di Lisbona. D'accordo, allora grazie a Marco D'Agostini e buona continuazione del convegno organizzato dall'Associazione del Cantiere. Grazie ancora. Grazie a Libri TV. Grazie.